Ritornano le accise sul carburante e nella piana di Lucca gli aumenti sono già partiti da stamani, 1° dicembre, anche se non tutti si sono allineati immediatamente. Le tanto odiate tasse sulla benzina ritornano dopo che il nuovo governo Meloni ha deciso di lasciar cadere il taglio delle imposte avvenuto il 22 marzo scorso. L'aumento dei prezzi ha fatto sì che molti automobilisti sfruttassero le ultime ore di taglio delle accise per fare un pieno a basso costo. Sì, io stanotte l'ho lavorato tanto perché io ho cambiato stamattina i prezzi, no? Finora stamattina fino alle 8 erano prezzi vecchi, sicché io la notte l'ho lavorato tanto. Rispetto alle altre notti, la notte passata c'era un tanto aumento che tanta gente è venuta, ha fatto sfuorimento di questo prezzo qui che lo sapevano che si alzava. In tanti hanno sfruttato l'occasione, un po' come successe a febbraio quando cominciò ad aumentare a dismisura, che arrivò anche oltre 2 euro dopo. E più o meno la situazione si è ripetuta, diciamo. Il carburante si era abbassato anche di molto, si è abbassato di molto rispetto anche a quando ho cominciato a lavorare qui a gennaio, che la benzina costava 1,73 euro circa al litro, quindi insomma ci siamo, ecco, siamo ritornati a come era a gennaio di quest'anno. Però ora c'è il discorso che il gasolio costa più che della benzina. Al momento è aumentata 13 centesimi entrambi i carburanti, 13,5 circa. Questo aumento qui quanto incide su un pieno? Allora, diciamo che prima una 500, una macchina che hanno tutti, una macchina popolare, più di 50 euro non ci si faceva facile entrare. Ora c'è chi ci mette anche 53-54 euro a seconda, quindi un po' ha inciso su chi fa il pieno. Poi ci sono sempre i soliti che mettono sempre i soliti 20 euro, come dicono tanti, però passano più spesso. Tanti si lamentano, poi c'è quelli che l'hanno presa magari un po' bene, ma per altri motivi, come ad esempio sanno che comunque l'aumento delle accise è dovuto al fatto che vogliono calare gas e luce, è quello che mi è stato detto, quindi pezzo di via, un pezzo di là, da qualche parte devi cercare di pareggiare in qualche modo. Credo, come in tutte le cose, in questo momento siamo tutti in difficoltà, gli aumenti sono da tutte le parti e siamo, cioè, con questa cosa credo che graverà tantissimo le famiglie, soprattutto in un momento come il Natale, insomma le feste, che siamo già sulle spese.